Ciao ragazzi, oggi parliamo di un problema che praticamente la catena si è incastrata tra la guarnitura e il telaio. Come potete vedere, la catena è praticamente incastrata tra la guarnitura e il telaio e non c'è nessuna possibilità di far uscire la catena in questa maniera, quindi è veramente incastrata. Quindi l'unico rimedio è proprio estrarre la guarnitura con l'estrattore in modo da sistemare il problema. Questo problema è sicuramente causato dal fine corsa del deragliatore regolato male, quindi vedremo anche come sistemare questo problema. Primo step per togliere la guarnitura è togliere il tappo di plastica con un cacciavite, così. Poi andiamo a svitare con una chiave a tubo la vite di fissaggio della guarnitura. La vite di fissaggio può essere o da 14 o da 13, bisogna provare. Quindi io ho due bussole, una da 13 e una da 14, e verifichiamo quale è quello giusto. Qui sembra da 14. Prendo la mia chiave e svito. Ok, il bullone l'abbiamo tolto. Poi occorre questo estrattore per la pedivella a perno quadro. Se non l'avete, metterò il link in descrizione del video dove potete acquistarlo al prezzo più basso. Questo estrattore si avvita sulla pedivella in questa maniera, così. Mi raccomando, avvitate fino in fondo perché sennò altrimenti rischiamo di sfilettare il filetto della guarnitura e dopo sarà molto difficile estrarla. Quindi una volta che abbiamo avvitato bene, andiamo a avvitare il perno che spingerà la guarnitura indietro. Quindi io avvito e con la chiave da 15 vado a avvitare il perno così, in modo da estrarre la guarnitura. Ok, come vedete la guarnitura si è smontata e come potete vedere la catena era incastrata tra la guarnitura e il movimento centrale ed era praticamente impossibile toglierla se non, come ho fatto in questa maniera, smontando la guarnitura. Bene, ora prendo la catena, la metto sul primo rapporto, quello più leggero, e rimonto la guarnitura. Ecco fatto. Ora rimonto la vite di fissaggio della pedivella, questa. Ok, a questo punto controlliamo che la catena non abbia subito dei danni, tipo che si è piegato una maglia, quindi controlliamo tutta la catena perché incastrandosi tra guarnitura e telaio può succedere che una maglia si pieghi e quindi noi dobbiamo provare a raddrizzarla. Controlliamo tutta, se la catena è ok non ci resta altro che regolare il fine corsa del deragliatore. Per vedere se è regolato bene il fine corsa del deragliatore mettiamo sull'ultima marcia, quindi il rapporto più leggero, così. Poi verifichiamo che non ci sia spazio tra catena e deragliatore. Come vedete qui c'è tanto spazio, quindi noi dobbiamo registrare il fine corsa con queste viti qui e dobbiamo spostare il deragliatore verso la catena. Quindi con un cacciavite a taglio vado, o a stella, vado a regolare il fine corsa dove c'è scritto low, quindi bassa velocità. Quindi io devo avvitare qualche giro, anche mezzo giro può bastare, in modo che, vedete, si sposta il deragliatore verso la catena. Ok, una volta registrato che praticamente è quasi a contatto con il deragliatore e con la catena, dobbiamo vedere anche la tensione del cavo, che non si sia troppo allentato. Infatti, come vedete, è molto lento, quindi per registrare bene la cambiata occorre tensionare il cavo in modo che il cambio rimanga più preciso. Bene, ora tensiono il cavo, che praticamente è molto lento. Per tensionare il cavo è molto semplice, con la chiave esagonale da 5 vado a allentare, subito dopo tensionare il cavo, così. Ora restringo e voilà, dovrebbe essere a posto. Ok, proviamo se funziona. Dovete provare velocemente i comandi in modo far sbattere la catena sull'ultimo rapporto e come vedete abbiamo sistemato il problema, quindi adesso la catena non cadrà più all'interno tra telaio e guarnitura.
Questo è un problema che capita spesso qui in officina, quindi magari ve l'ho fatto vedere perché non sappiamo dove intervenire perché succede questo problema. Quindi ogni tanto nei tutorial vi farò vedere dei problemi che possono succedere sulle biciclette. Spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi su Instagram, Facebook e sul mio canale Bici Fai Da Te. Ciao a tutti!